Bentornati ragazzuoli col vostro mito su Dark Souls 2. Oggi ai Boschi Ombrosi cercheremo di andare un po' avanti, cercando altri passaggi, eccetera. Lì sopra intanto vedo un forziere che l'altra volta non ho aperto. Osso di ero pertificato e pezzi di titanite. Vediamo un po'. Lì siamo già stati. Dovremmo continuare di qua. Di qua invece cosa c'è? No, sì, sì. Allora. Ok. Uno e due. Aia. Qui sotto. Perché mi ispira così poco andarci? Ah no, c'è. Oh! Gesù! Gesù, quante cazzo siete? Dai, muori. No. Madonna mia. Ok, di qua non. Ok, oggetto. Titanite scintillante. Qui? Usato chiave a zanna. Ma che cazzaro. Thank you for helping me. I am Ornifex. Ornifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. Sei stranissimo, If Ornifex, it would eh? not trouble you, could you visit my abode just down the way? Sì, dove? Thank you. I believe that I can be of assistance. Thank you. Dov'è casa tua? Probabilmente Fischietta Estus, benissimo. Oh, quella là non si fa vedere, dove va? No, sono le stesse pozze che c'erano alla tomba di Santi, ma vaffanculo. Ho qualche oggetto per riparare. Sì. Ma niente, ho rotto tutto il resto, cazzo. Cosa c'è di qua? Dov'è casa sua? Siamo tornati al punto di prima. Bene, ragazzuoli, allora ho potenziato la fischietta Estus. Ho potenziato la spadone e un'altra arma. E adesso. Perché quello lì è tornato in vita? Perché quello lì è tornato in vita? Vabbè, comunque in teoria adesso dobbiamo andare a cercare la casa di quella. Dove abita? Tanto la maledizione ci ha colpiti. Di una scecrotola. Come ti ho schivato, ragazzino. Ok, qua distruggiamo questo due qua. Lì in teoria non andiamo perché siamo stati prima. Ok, di qua. Vediamo un po'. Uno e due. Lì c'è sempre quello da sbloccare. Vediamo se riesco a tenermelo piuttosto di usare l'altro ramo. Allora, qui. Qui c'è niente. Mi pare. E dal vecchio non mi va tanto di ritornarci, dato che è qua. Cioè, direi di andare su per qua dietro. E qua mi sembra ci sia un boss. E qua c'è un boss. No, cos'è? Che cazzo? Che brutta che sei, Fio. È brutta forte, madò.
Se mi fa... non riesco ad andare... Ah, c'era il coso, ok. Allora, in teoria, vediamo se riesco a farne un giro così. No, ok, va bene. Ho fatto troppo in ritardo. 156 solo. Ok, provo con la gabbia infuocata, vediamo se... Sì, diciamo che se ti pari non ti fa quasi un cazzo. Boom! Mamma mia! E con quel coso... adesso è un problema. Dai, dove sei? Vieni su lì? Ah no, eccola lì, eccola lì. Ok, è di là. Aiuto. Ah, io ho provato a schivarla, però non sono riuscito, ragazzoli. Qua fa incantesimi e io gli lancio una gabbia infuocata. Che dolore che mi ha causato qua. No, para, para. Boh, direi che adesso possiamo attaccare. Ok, così non riesco. No, no, non morire, non morire. Cura. Aia. Cura ancora un attimo. Vai, adesso. Via. Boh. Allora. Niente, l'ho schivata. Vediamo un po' cosa potrei fare intanto. Potrei... Sfera di fuoco normale, sì, però non... Aia, cazzarola. Dai, recupera vita. Boh. E adesso andiamogli in bocca. 1, 2, 3, 4 e 5. Boom. Non era difficilissimo. Toglieva un botto lo stesso, però. Anima naica, lo scorpione. Qui, che oggetto è? Devo buttarlo giù questo, eh? No, come si fa? Come si fa a prendere quell'oggetto là? Già. Ok, intanto andiamo avanti. Vediamo dove ci porta sto passaggio. Vediamo un po', ci sono segreti in giro per qua. Niente, non vedo niente. Ancora niente. Ancora niente. Ancora. Palle però. Qui stiamo anche attenti al basso che mo ricadiamo. Niente di niente. Strano però. Di qua cosa c'è? Porte di Farros. Se mi danno tante pietre, posso pure starci qua. Non la... Che cazzo fa sto qua? Grande e grosso per niente. Di qua. Nessun oggetto. Ecco qua. Pietra prismatica per 10. Qua oggetto, però c'è uno che arriva dietro, però in teoria riusciamo a aprirlo. Dai. Ah! Cazzarola! E non è neanche più... Mamma mia! No! I mimic di merda!
Ah, mi ha fatto cagare addosso comunque. Cioè. Quasi morto. Boom. Aculeo dello scorpione nero, gambali oscuri. Di qua si può passare, sì. Un bel falò. Un bel falò. Riposiamo. Sì, dai. Di qua cosa c'è? Ok, torniamo un attimo di là. Invaso dallo spirito. Perché non si può passare? Aia. Eh sì, però. Dov'è lo spirito oscuro? Scudo grande mastodontico. Qua non posso passare. No. E se non arriva il pagliaccetto là? Pagliaccetto? Ah, eccolo là in fondo. Io metto l'arco. Allora. L'arciere anche lui è un arciere. Ma come va giù l'arciere? Ma come va giù l'arciere? Ma come va giù? LOL. Aia. Ok, sconfitto. Gambale spadaccino reale. Lì una. Oh, pietre di Pharos da mettere. E mi pare di avercene due. Una. Non ne ho più. Mi pare di averne però nella cassa oggetti un'altra o due. Che ho detto me le tengo per. Diciamo quando trovo robe carine così. Allora di qua adesso in teoria posso passare, giusto? Sì? No, di qua. Di qua dove si va? È Goblin. Ciao Goblin. Qua è un altro simile a Goblin. Sì. Pietra magica. Sì, ma cazzo, come fai? Cioè, scusa, come fai a uccidere quelle robe lì? È una roba impossibile, eh. Di qua? Qua non si può proprio andare. Accendiamo un attimo la torcia. Ok, passiamo di qua. Di qua e facciamo così. E così. Tutti sti goblin simili. Andiamo di qua. Vediamo se c'è qualche boss. No, cosa c'è? Metti scudo, metti scudo. Aia, e aia. Ok, là vedo tanti oggetti. Usiamo una fiaschetta. Ma qua continuano a spawnarsi queste cose, cioè. Lì. Boom. Ok, ah, non sono andato ignoto. Ah,
Dai, tutte anime. Vabbè, per questa puntata è tutto, ragazzuoli. Se il video vi è piaciuto, come al solito, pollicioni su, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!